Saranno due giornate di studio intense, quelle del 7 e 8 ottobre, dedicate alla prima edizione in italiano e primo commento dettagliato del De Architettura di Vitruvio, pubblicato ad opera dell'architetto Cesare Cesariano nel 1521. Eminenti studiosi si alterneranno negli interventi scientifici affrontando i vari aspetti del testo pubblicato a Como. Il formato in foglio e la qualità delle elaborate xilografie costituiscono una delle imprese editoriali più notevoli del primo Cinquecento. Una edizione che interpreta in chiave modernista, cioè con la teoria dell'architettura del XVI secolo, il testo di Vitruvio, quindi un testo molto, molto particolare, e parteciperanno a questo convegno i massimi studiosi di Vitruvio e del testo di Cesare Cesariano che ci sono al mondo. E molti di essi, per nostra fortuna, fanno parte anche del comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani. Faccio solo qualche nome: Francesco Paolo di Teodoro, Howard Burns, Werner Exlin, Ingrid Rowland, Pierre Gros. Quindi ecco, diciamo che siamo ai massimi livelli per quanto riguarda il nostro Vitruvio, quindi l'architetto più famoso dell'antichità. Il convegno si terrà nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano giovedì dalle ore 15.30 alle 18 e venerdì dalle ore 9.15 alle 17.30. L'ingresso sarà libero nel rispetto delle norme anti-Covid fino ad esaurimento dei posti consentiti. L'evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Fano e la Fondazione Carifano e potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Centro Studi Vitruviani. Una città che cresce anche sotto l'aspetto culturale, due giornate, grande occasione di studio e di valorizzazione di quello che è la nostra storia e il nostro patrimonio. E sta dentro una strategia che ho fortemente voluto sia come sindaco che come assessore alla cultura. Quella di dare, di comprendere cosa può rappresentare per Fano il Centro Studi Vitruviani, una grande occasione, e lo sta dimostrando. In questa occasione sarà presente tutto il comitato scientifico di altissimo livello mondiale, quindi non solo nazionale, mondiale, lo risottolineo, che verranno accompagnate anche con altre iniziative che porteranno Fano al centro del mondo per coloro che studieranno e che osservano tutto il tema che riguarda Vitruvio.